È in corso di svolgimento la riunione del centro operativo comunale per fare il punto della situazione sull'emergenza maltempo che sta attanagliando la città di Cava dei Tirreni ed altri comuni del comprensorio salernitano. Il sindaco Vincenzo Servalli è qui insieme al vice sindaco Armando Lamberti, all'assessore Nunzio Senatore e agli esponenti della protezione civile di Cava dei Tirreni, diretta dal dirigente Antonino Attanasio. Sindaco, è stata disposta l'evacuazione di alcune zone particolarmente esposte al rischio. Sì, la Protezione Civile regionale nel pomeriggio di oggi, dopo una serie di comunicazioni con le quali prima ci hanno comunicato appunto uno stato di attenzione della nostra città, che ha già previsto e per il quale abbiamo già messo in campo una serie di attività di prevenzione. E poi successivamente uno stato di preallarme, cioè un ulteriore stadio nei successivi livelli di attenzione che la Protezione Civile Comunale deve mettere in campo, e poi nel pomeriggio inoltrato, 17 circa, è arrivato il livello di allarme. Livello di allarme perché i pluviometri, che sono gli indicatori delle quantità d'acqua che cadono su un determinato territorio in un arco temporale più o meno definito, hanno progressivamente visto aumentare la quantità di acqua appunto caduta sulla città di Cava dei Tirreni, fino ad arrivare appunto al livello di allarme. Il nostro piano di protezione civile prevede in questa circostanza che le zone sottoposte ad alto rischio idrogeologico e comunque più esposte in relazione anche a questi rilievi pluviometrici debbano essere evacuate. Per cui con ordinanza sindacale, sentita la regione, la prefettura e tutti gli organi che in questi casi intervengono, abbiamo disposto appunto la evacuazione dei cittadini che vivono alle pendici del Monte Finestra, insomma le zone che già sanno essere sottoposti ad alto rischio idrogeologico anche in seguito agli incendi di 2 anni fa, l'evacuazione, e abbiamo aperto la scuola di San Martino, abbiamo dotato la scuola anche di alcune brandine e chiesto alla popolazione, sia attraverso l'ordinanza sindacale, ma soprattutto attraverso la protezione civile comunale, i volontari che si sono recati sul posto, ad appunto informare i cittadini di questo aspetto. Quindi quelli che abitano a Contrapone, San Martino, in località Pella, a Casariceri e a Sant'Arcangelo in zona rossa ad alto rischio idrogeologico devono spostarsi fino al rientro dello stato d'allarme, che non è prevedibile quando accadrà, nella scuola di San Martino, se non hanno la possibilità di andare a casa di parenti, amici, eccetera. Questa è la situazione. Stiamo con tutti i collaboratori, con l'ingegnere Attanasio in primis, che è il dirigente della polizia, della protezione civile, e tutti i collaboratori, attuando punto per punto quello che prevede il nostro piano di protezione civile. Ovviamente la Regione Campania è informata, la Prefettura è informata, l'Arma dei Carabinieri è informata, quindi tutti i vigili del fuoco sono informati. Abbiamo una serie di piccole e medie criticità sul territorio, tutto sommato, facendo i debiti scongiuri, il territorio allo Stato ha risposto abbastanza bene, però il nostro è un territorio fragile, come i nostri concittadini sanno, e quindi dobbiamo cercare di fare tutto quello che è possibile per poter prevenire qualsiasi forma di incidente, e soprattutto la preoccupazione è quella di garantire l'incolumità delle persone. Chiediamo la massima collaborazione dei cittadini, sappiamo sempre che in questi casi c'è qualche resistenza da parte degli abitanti a lasciare le proprie abitazioni, però lo devono fare per la loro sicurezza e dei loro familiari. La macchina della protezione civile è già in moto, quindi chi vuole può recarsi presso la scuola di San Martino, giusto? Esattamente. Ci sono delle brandine, cercheremo nelle prossime ore di garantire come Protezione Civile Comunale, Polizia Municipale, tutta la macchina del Comune la massima assistenza, con la consapevolezza che qualora la situazione
dovesse ulteriormente aggravarsi, noi abbiamo la possibilità di rivolgerci alla prefettura e quindi c'è un altro livello di intervento rispetto al quale è chiaro che il comune non è attrezzato per poter rispondere, ma io spero vivamente che non arriveremo ad una situazione del genere. L'allerta arancione dovrebbe finire domani mattina alle 6, in tanti ci stanno chiedendo le scuole aperte o chiuse domani. Allo stato dell'arte, quello delle scuole è la mia ultima preoccupazione e quindi i dirigenti scolastici sono informati che allo stato non esiste una nuova ordinanza per la chiusura delle scuole domani. In linea strettamente teorica, questa è una decisione che io posso prendere diciamo, nei tempi e nei modi che sono compatibili a tutto un quadro di informazioni che progressivamente deve arrivare. In altre parole, i dirigenti scolastici devono stare attenti perché anche in linea teorica cercheremo di non causare disagi né alle scuole né alle famiglie, ma anche a mezzanotte io posso fare l'ordinanza per chiusura delle scuole domani. Lo devo fare in maniera ragionata con le persone che stanno qui e con i miei collaboratori. Quindi a tutti quelli, domani le scuole, domani le scuole, dobbiamo rispondere che in questo momento questa preoccupazione, che certo impatta sulla vita quotidiana delle famiglie, non è la principale che il sindaco e il centro di protezione civile comunale ha in questo momento, dove ci sono altre preoccupazioni di ben altro livello.